Giorgio Manetti ironizza sulla quarantena da Covid-19. Nonostante il numero di contagiati cali in Italia, il governo ha deciso di allungare il periodo di quarantena. Quindi molti personaggi del mondo dello spettacolo, per passare il tempo e soprattutto per far compagnia a chi li segue sui social, cerca di incoraggiarli con delle battute. Tra questi anche Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne incoraggia i fan a stare ognuno nella propria abitazione e resistere. Nonostante è lontano dal piccolo schermo da qualche anno, il gabbiano fiorentino ha ancora un grosso seguito. Per questo motivo sul suo account Instagram ha voluto ironizzare con i suoi follower. Ciao amici, ancora tutti agli arresti domiciliari? Purtroppo è così. L'ex cavaliere del trono over e le dirette su IG. Inizialmente gli italiani, per trascorrere il tempo e sembrare più uniti, si davano appuntamento ogni giorno alle 18 per dei flash mob. Ovvero cantavano l'inno di Mameli, sventolavano la bandiera del nostro paese oppure ballavano. Ma col passar del tempo il numero delle vittime è cresciuto sempre di più, quasi 11.000. Quindi si è deciso di stopparli, per rispetto delle vittime, ma anche dei dottori e infermieri che combattono ogni giorno il virus. Quindi, molti personaggi dello spettacolo, tra cui anche Giorgio Manetti, realizzano delle dirette sui social network per incoraggiare i seguaci a non mollare. Di recente l'ex cavaliere toscano Giorgio Manetti su Instagram ha detto: "Bisogna resistere. Pensare positivo, guardare un bel film". Il messaggio di Giorgio Manetti ai fan. Giorgio Manetti ne è certo, prima o poi l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus finirà. L'ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne, ma anche ex fiamma di Gemma Galgani, ha lanciato un messaggio sul social network. Intanto i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi attendono con impazienza che ritornino a registrare le puntate sia del classico che dell'over. Nelle ultime ore sui canali ufficiali del programma è stata annunciata una grossa novità.